Dove sei tu, sto io? D'Amato, dov'è D'Amato? Non ha senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. Ah sì, oggetto, se me lo dici te. Ci mancano solo le squadre. Manuel, ti vedo. Senti, ce le abbiamo quasi, stanno organizzando. Siamo in ritardo, mi stai facendo villanza stamattina, però è una cosa bellissima. Capitaneria di Porto in primis, sono loro, no, loro sono polizia di Stato. E sono sempre puntuali come al solito. Buonasera, buongiorno, come state? Bene, sì. Abbiamo... Sta controllando
assolutamente Antonio D'Amato, docent. Noi siamo pronti, prontissimi. Dottoressa, la nostra direttrice artistica, assolutamente stamattina, come dicevi, il sole ci sta dando la sua autorizzazione definitiva. Noi siamo pronti, lì a centrocampo abbiamo il comandante e il nostro sindaco, pronti a battere il primo calcio, quello che ufficializza la partenza ufficiale, quella di questo torneo fantastico. Noi siamo pronti. Sempre Forza Chiara, il torneo è partito ufficialmente, grazie. Io faccio il video, poi vado dall'altra squadra e faccio sentire tutti. La tiene. Oh, arbitro, mi alza da bambino. Ma non so, gioca la palla vicino, capito? Se no, tremo note e sono da parte. Comunque sta pure. Vai via Iannone, vai in pensione. Sono già in pensione. Io non avevo il caso con vai! Gol! Chi ha segnato? L'altro di Monte. Non un russo. Date via Buffoni. Pagliacci. Dai, cambia tutto. Vai Carlo Carmine! Fuori! Io credo che ci sia veramente un'azione contraria da parte dei 5 Stelle, secondo me c'è un'iniziativa di sabotaggio. Assessore, io sto registrando. Non so, perché sto cagando? È un buffone! Espulgilo! Oronzo, largo! Carmine! Espulgilo! Oh, Coriolano! Vado! Coriolano sta in battita, ma sta a 20 kg Coriolano! Come al solito! Sta all'opposizione, ragazzi! Allora, la difesa, mister! Cambiamo tu! Vai! Oh, data la mota, Luigi! Cambia in mezzo! No, troppe persone stanno! Sì, ma hanno fatto girare! Ma che ne muro sul tetto! Infatti, oh!
faccio il catenaccio. Sciusco, resta in mezzo, Sciusco, bravo Ronzo. Sciusco, Sciusco, fermati in mezzo, fermati in mezzo. Buffone, Fiorella. È il prossimo presidente del Consiglio. Ma di testa, attenzione che t'hai scritto. Solo, France, uomo. Addominale che si avventa la valle se la avesse blocca il pallone vicino Sciusco vicino ammorbidito il pallone passerò uomo cammini lascia assortaffi de murtati che vanno giochiamo la Sirati avete preso l'orario di inizio dietro, quanto manca arbitro rischi arbitro bravo il nostro vedi Balducci è bravo a fare il portiere per il resto è un pericolo umano ehi Corneliano andiamo a passare ci fidiamo di più Fabio sì. Così non salgo sul terreno questo è culo esercito vedi bravo bravo Nico dai ma se pareggia non si succede niente sciupone Gessi Lucero bravo Carmine ha detto Lionetti al primo minuto per disorientare l'avversario beh vedi guarda vai Ciccio!
fai pure il telefono, non puoi più se cammini. Sì, sì. Vedi che dai che ho. No, figurati, te lo sto dicendo, da un po' il telefono perché si è scaricato non l'ho più. No, lei mi sa caricare i dati, ma... Oh, ma dipende. Qua, quello che non l'ho fatto stamattina, però, guarda, insieme a Perchia bisogna di insistenti se possibile. Angela, dobbiamo fare il speech con i microfoni lì, dobbiamo di più. Non è si dite quando possiamo entrare, signori. Ragazzi, non fanno la terza fila, solo la terza fila, solo la terza fila entra. Adesso, prima della finalissima, il coro Musti Do Re Mi Spago si esibirà in un paio di brani. Il primo brano è dedicato a Chiara, si chiama Il mio cuore è un gran pallone, mentre il secondo brano sarà l'inno nazionale e sarà un omaggio a tutti gli atleti che oggi hanno partecipato a questo grande evento. Signori, buon ascolto. Yeah.
Quante, quindi questa è la cosa più bella probabilmente dell'intera giornata passata qui al Manzi, iniziato con un soleone direi quasi d'agosto. Quindi signori, stanno per entrare in campo le squadre, questa è la finale assoluta, sempre Forza Chiara. Bene signori, gli arbitri hanno dato l'ok, noi siamo pronti, questa è la finale, il calcio d'inizio. Il presidente del nostro consiglio comunale, Sabino Di Cataldo, sei pronto lì in fondo? Scusa, no. Lucio, io scenderei un attimino con la musica perché il momento è topico, importantissimo.
I nostri addetti stampa sono ancora lì nel centrocampo, ma chi è passato che continua a scattare fotografie come se non ci fosse un domani? Bellissimo. Bianca, bianca la palla. Scusa, bianco blu. Bianca, bianca, bianca. Siamo pronti. C'è una lettera scritta direttamente dalla sorella della nostra Chiara, quindi vi chiediamo di fare massimo silenzio, massima attenzione. Abbiamo qui la cugina della nostra Chiara, giusto, corretto, emozionata. Sì. Ok, vicino al microfono, cortesemente. Signori, silenzio, grazie. Ricordo le parole scritte per il primo evento realizzato per Chiara. Barletta, nonostante la pioggia, ha camminato numerosa per lei. Da quel giorno ad oggi, centinaia di persone ci sono state vicino, con la loro generosità, hanno contribuito alle spese che la nostra famiglia ha sostenuto e sosterrà per garantire a Chiara il meglio. Concerti, spettacoli teatrali, salvadanai nelle attività commerciali, raccolte nelle scuole, laboratori di arte e lettura, momenti di preghiera e tanto altro è stato organizzato per Chiara. Grazie a tutti di cuore, perché ogni evento, parola ed aiuto economico ci ha dato la forza per affrontare questi lunghi e duri mesi. Chiara ha subito 5 interventi al cervello, rabbrividi scolso il pensiero. Eppure ce l'ha fatta e grazie a Dio e ai medici oggi posso guardare i suoi occhioni e continuare a sperare, perché in quegli occhi vedo la forza, amore e coraggio. Il cammino è ancora lungo, presto potremo finalmente portare Chiara ad Innsbruck e grazie a voi riusciremo a garantirle le migliori cure e terapie per i prossimi mesi. Mi dispiace che io e la mia famiglia non possiamo essere lì personalmente, ma la passione, l'impegno, la bontà e la dedizione di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo grande evento è giunta a noi e ci ha emozionato, meravigliato e disarmato. Grazie, grazie, grazie a tutte le forze dell'ordine, al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri comunali, agli organizzatori e agli spettatori. Che Dio ve ne renda merito e continui a dare a Chiara e a noi la forza per affrontare questo cammino. Sempre forza Chiara, Maria Luisa Corcella. Facciamo ancora un fortissimo applauso per la nostra Chiara, la cuginetta emozionatissima, grazie mille. Grazie. Bene, siamo perfetto e sono tutti presenti, fantastico, le ringraziamo ancora una volta. Sesto classificato, i consiglieri. Ok, partiamo da loro, ritira il premio Luigi Di Monte. Signori, facciamo un fortissimo applauso per la squadra e il consiglio comunale. L'anno prossimo scopo, pensiamo sulla fascia sinistra. Ritira il premio Luigi Di Monte. Assessore della Scienza, ci siamo? Perfetto. Assessore, buonasera. Signori, facciamo un fortissimo applauso per la squadra, consiglio comunale, grazie mille. Quinti, classificati vigili del fuoco, presenti da questa mattina alle 8, è stato bellissimo averli qui con noi. Raffaele. Abbiamo bisogno di Raffaele. So che Raffaele è uno chef pazzesco. Vi invito il 24 marzo presso la caserma dei vigili del fuoco, signori, siamo tuoi ospiti come ci hai promesso. A Raffaele non posso che consegnarlo io. Quindi consegna l'avvocato Massimo Accarere. Permettetemi di dire che è stato l'anima di questa iniziativa. Quindi diciamo che grazie. Grazie Raffaele. Grazie. Bene, signori, quarto classificato, però io direi una bella cosa. Loro hanno giocato le semifinali fondamentalmente, quindi terzo e quarto sono equi. Ok, quindi ho bisogno di averli eventualmente qui, sia Capitaneria di Porto che Polizia di Stato, grazie. Terzi classificati, pari merito, facciamo un fortissimo applauso, grazie.
Ecco la Polizia di Stato, buonasera, ben arrivati. Capitaneria di porto. Mi dicevano gli arbitri che la Polizia di Stato ha fatto più gol. Per differenza con... Ma adesso io non lo so se gli arbitri sono sempre puntuali, Vignoli, ok, per noi... Sono stati precisi, precisi. Sono stati precisi, quindi, perfetto. Capitaneria di porto quarti. Capitaneria di porto quarti. Ritira il premio. Daniele Curci, sì, noi facciamo un fortissimo applauso per la Capitaneria di porto, grazie mille. Complimenti per la prestazione. Anche un momento. Signori, abbiamo bisogno assolutamente di fare un fortissimo applauso per la Polizia di Stato, terzi classificati, rimasti sul pezzo sino a qualche minuto fa. Ci hanno abbandonato purtroppo in semifinale, ci rifaremo l'anno prossimo più forti che mai. Consegna il premio al suo maestro Antonio D'Amato, prego. Signori, facciamo un fortissimo applauso alla Polizia di Stato, grazie mille. Adesso ci siamo per la fotografia. Secondi classificati. Sì, erano i favoriti. Hanno giocato alla grande. Signori, un fortissimo applauso per l'esercito, grazie. Ciao, come stai? Bene. Bene, abbiamo da riempire il gradino più alto del podio. Signori, con immenso piacere. Fatemi sentire. Signori, vorrei che a introdurre la squadra vincitrice di questo bellissimo torneo fosse comunque il nostro presidente del consiglio comunale Sabino Di Cataldo, premia. Ok, grazie. Prego. Chi prende il premio? Polizia locale. Presidente, chi ritira? Eccolo qui, ce l'abbiamo. Signori, vi fate un fortissimo applauso. Questa è la Polizia Locale vincitrice. Assolutamente. Sei. Io mi permetta, dottor Sabino Di Cataldo, abbiamo bisogno di lei sul gradino più alto. Venga. C'è una piccola, un piccolo presente per lei. Ok, signori, mi fate un fortissimo applauso per il nostro presidente, grazie a lui oggi siamo qui, abbiamo passato questa giornata fantastica. Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile, grazie. Troppo generoso. Signori, colgo l'occasione per salutare e ringraziare gli amici di Chiara, perché senza di loro non sarebbe stato assolutamente possibile la realizzazione di questo bellissimo torneo di calcio.